Gioca al primo tempo, tenuto bene da Corna. Ci dice il secondo tocco Veglia, tenuto però dalla difesa di Matera. Popovic mette palla a terra, 14-13. Ha avuto un po' fretta qua Veglia, forse non si è sentita di palleggiare, una palla molto attaccata a rete, ci può stare. E poi Matera molto bene, ha comunque messo palla a terra con Popovic. Palla, eccezione di Molinengo molto lunga. Vediamo Ricò che può solo mettere palla facile, una free ball nella metà campo di Matera. Angelova, tocco di seconda, tenuto da Senkova che la stava governando. Tekiel, sbracciata lunga, tenuta da Kvetanović, si blocca. Corna, bene il palleggio per Ricò ed è palla a terra ancora di Ramona Ricò. Punto numero 15, 15-13 il vantaggio giaveno. Ramona Ricò che sta letteralmente mettendo il sigillo su questo terzo set. È sicuramente l'attaccante più concentrato e più prolifico di questo terzo set. E adesso dalla linea dei 9 metri Stefania Veglia, Tiziana Veglia in jump float lunga, un po' in difficoltà ricezione di Matera, palla dietro per la Tekiel che gioca nel muro e va, mette la palla a terra. 15-14 il punto per la polacca. Ancora una volta ricercatissima dalla sua palleggiatrice, ma anche perché sta comunque dando un ottimo apporto alla fase offensiva di Matera. L'eccezione di Aricò che prova dall'altra, Corna va a gestire il secondo tocco, viene fischiata l'invasione e punto giaveno, 16-14, secondo timeout tecnico. Riprende il gioco dopo il secondo timeout tecnico che vede ancora in vantaggio Giaveno 16-14 nel terzo set di una gara dove Giaveno conduce 2-0. E adesso Ramona Aricò in battuta. Battuta al salto. Fucilata, tenuta da cacciapaglia. Angelova, seconda linea per Tekiel. Ancora punto. 16-15. La polacca Magdalena Tekiel sta tenendo a galla le sue compagne di Matera in questo terzo set. E al servizio Melania Blunda, jump float su Molinengo che tiene molto bene ricezione, palla dietro per Mastro di casa, palla a terra. Punto numero 17 per Federica Mastro di casa. Su un'azione pulita di Giaveno, ottima la ricezione di Molinengo, palleggio dietro per Mastro di casa che mette palla a terra con questa palla, primo tempo dietro. E adesso Nicola Senkova in battuta, jump float, ricezione per Angelova, palla per Donà, trova le mani out di Corna, 17-16. E in questo finale di terzo set in ogni caso Matera cerca di rimanere attaccata a Giaveno. Va in battuta Matera, palla su Senkova che tiene una ricezione un po' staccata. Kvetanović viene tenuta a cacciapaglia. Angelova, Popovic, palla a terra. Punto numero 17, punto della parità, 17 pari. Giaveno deve stare comunque attenta e concentrata perché Matera adesso vuole provarci. Ricezione di Senkova, questa volta molto buona per Corna che può aprire per Kvetanović. Palla a terra e punto numero 18, punto importantissimo. Viene chiamata palla dentro anche dalla metà campo di Matera.
18-17 il vantaggio di Giaveno in questo momento. Mastro di casa su Cacciapaglia, Angelova, Donà, pallonetto con le mani nel muro e la palla va a terra. 18 pari. Adesso sta funzionando in questa fase gioco il cambio palla di tutte e due le squadre e quindi, come vedete, stiamo andando punto a punto al rush finale del terzo set. Ancora Donà cambia la battuta, tenuta molto bene. Kvetanović deve cambiare la rincorsa, può solo buttare nella metà campo di Matera. Ciotto arriva a gestire un pallone pessimo, fischiato il doppio. Si lamenta Matera, ma ci sta tutto questo fallo. Fischiato il palleggio a Ciottoli alla centrale, che non aveva potuto far intervenire la palleggiatrice. E quindi il punto numero 19 per Giaveno, 19-18 con Stefania Corna in battuta. Su Cacciapaglia che tiene bene la ricezione, Aglova per Popovic, una fucilata tenuta da Molinengo. Corna apre per Kvetanović, money out, 20-18 Giaveno. Gran colpo nel muro di Matera di Marina Kvetanović, che porta il punto numero 20 e di nuovo un break importante in questo rush finale. Corna guarda la panchina per le indicazioni della battuta, va a cercare Donà che va in difficoltà. Popovic può solo buttare palla, un attimo di disattenzione, ma Kvetanović spara un pallone sui 9 metri, può solo buttare Senkova. Vediamo Angelova, palla per Popovic che adesso viene lasciata a uno e va a terra, 20-19. Buona la gestione della palleggiatrice Angelova in questo caso, perché Giaveno stava curando molto ovviamente la tecchia alla muro, che ha attaccato una quantità infinita di palloni e ha lasciato muro a uno Popovic, che è stata brava a mettere palla a terra. 20-19, Ciotoli su Molinengo, corna Arico, money out, Ramon Arico, 21-19. E adesso c'è un cambio, Heike Beyer entra per Marina Kvetanović e nuovamente entra in battuta la tedesca, che oggi ha lasciato spazio a Nicola Senkova. Entra per la battuta in questo rush finale del terzo set, dove Giaveno conduce 21-19 e 2-0 il vantaggio. Heike Beyer trova una battuta buona, che la palla torna nel campo di metà campo di Giaveno. Arico spara però out. Spara out e chiede scusa, si gira verso la panchina onde evitare gli improperi del suo allenatore. 21-20. Era stato ottimo l'ingresso di Heike Beyer, che aveva trovato una ricezione che era tornata nel campo di Giaveno e Arico ha sparacchiato fuori. 21-20 il vantaggio adesso Giaveno. Molinengo, ricezione in testa a Corna, che dà palla ancora per Arico, che questa volta va a prendersi gli applausi del pubblico di Giaveno. 22-20. Alla seconda non sbaglia e mette tutti tranquilli. 22-20. Veglia in battuta. Su Donà che riceve per Angelova. Popovic trova le mani e mette palla a terra. 22-21. Sta salendo di intensità anche Popovic. Ivana Popovic in questa finale di terzo set. E infatti siamo andati nel rush finale ai vantaggi. 22 Giaveno, 21 Matera. La stessa Popovic in battuta. Molinengo molto bene in testa. Corna che gioca per Mastro di casa. Palla a terra. 23-21. La stanno controllando a muro, ma non c'è niente da fare. Questa palla va a terra sempre. Le prova tutte il coach di Matera adesso. Time out, 23 Giaveno, 21 Matera. Si rientra in campo dopo il time out chiamato da Matera. 23-21 il vantaggio per Giaveno. Intanto
Giaveno effettua i cambi. Angelelli entra in battuta per Aricò. Coach Napolitano vuole sicuramente una palla in campo, tiene anche l'altro palleggiatore in campo, probabilmente il doppio cambio lo chiuderà dopo. Intanto gioca bene la palla Angelelli, viene fischiata un'invasione probabilmente a Stefania Corna, ed è punto numero 22 per Matera. 23-22, no, il cambio era solo di battuta tattica, che tra l'altro Angelelli aveva comunque ben fatto, perché la ricezione di Matera era andata un po' in difficoltà. Ritorna in campo Ramon Aricò, che anche dalla seconda linea nel rush finale può dare il suo apporto, e come. E adesso però intanto è Matera in battuta. Blunda su Molinengo, di nuovo palla in testa Corna, palla per Mastro di casa, palla a terra. 24-22, Federica Mastro di casa, e Giaveno va al match point. Ottima la prestazione di Federica Mastro di casa. Intanto c'è ancora un cambio, esce Eichebeier e rientra in prima linea per il giro in prima linea d'attacco Marina Kvetanovic. Intanto Nicola Senkova, a cui ci sentiamo di dare il nostro MVP di giornata, perché sicuramente da, diciamo, seconda linea ha fatto un'ottima gara. Angelova alza seconda linea, viene tenuta da Molinengo in difesa, corna per Kvetanovic, palla a terra ed è punto del 3-0, 25-22. Giaveno porta a casa i tre punti, 3-0 in poco più di un'ora. Giaveno ha effettuato molto bene il suo compito, ha chiuso con capacità, ha giocato con determinazione una gara che, seppur scontata probabilmente sulla carta, andava giocata esattamente così. 3-0 in un'ora, e Giaveno vince nuovamente e fa il suo compito al Pala Reale. 3-0 contro il Volley Matera. Amici di Quarta Rete Blu, vi ringraziamo per l'ascolto e ci vediamo alla prossima partita della Banca Reale Yo Yogurt Giaveno. Grazie a tutti, buona serata.